Ciao a tutti e benvenuti nella rubrica di Cazzo Menianza, vai, ma che crone. Oggi prepareremo un dolce che ha origini neozelandesi e australiane. Questo dolce è la pavlova. Per preparare la pavlova useremo zucchero fermissimo, della frutta fresca, albumi, della panna, zucchero è vero, dell'amido di mais e aceto vino bianco. Meanwhile. Pronto? Pronto? Sì? Salve, buonasera, mi scusi per questo. No, no. Mi scusi, volevo un annuncio per quanto riguarda il letto matrimoniale con cassettone. Step numero uno. Preriscaldiamo il forno e montiamo gli albumi ad una velocità media. E dopo che ha raggiunto una consistenza semisoda, possiamo aggiungere gradualmente lo zucchero e impostare la macchina ad una velocità alta. Ed ora che ha raggiunto la consistenza soda che cerchiamo, possiamo fare la prova per vedere se questa cade. Step numero 2. Incorporiamo l'amido di mais e l'aceto di vino bianco. Step numero 3. Andiamo a disegnare su una carta da forno un cerchio su cui dopo andremo a formare la nostra base della pavlova. Dopodiché, aiutandoci con il nostro composto, andiamo a creare quattro angoli che ci aiuteranno a non far muovere il nostro foglio. Andiamo a creare la base della nostra pavlova. E dopo aver modellato la nostra base della pavlova, andremo ad infornare. Step numero 4. Montiamo la panna. Step numero 5. Dopo aver cotto e lasciato riposare la base della nostra pavlova, ora è il momento di comporla e decorarla. Iniziamo con la panna. E ora la frutta. Pepe nere, zucchero verde. La nostra pavlova. E ora è il momento di provare. Cocktail.